Eccoci qua, ciao ciao a tutti belli e brutti. Allora, avevo detto che agosto non facevo niente, ma c'è un sacco di roba che ho letto, sto continuando a leggere e dopo mi sta sulle palle che c'è tutta roba in giro e non sistemata. Allora, ho detto faccio adesso videoletture e poi ne faccio un altro più avanti. Perché vorrebbe di avere un canale YouTube, si può fare sempre quel cazzo che si vuole. Ma andiamo subito perché la roba è tanta, eh. Cioè abbiamo tutti i generi e tutti i formati, quindi andiamo così, sono un po' in ordine sparso. Allora, In Nada Never, Il ritorno di Kaskotos, questo è il 374, il secondo numero della trilogia che compone insomma questa seconda miniserie dentro la regolare. Sì, dai, diciamo che prosegue. Non l'ho trovato malaccio, anche se la prima miniserie mi era piaciuta di più. Mettiamola così, vediamo dove vanno a parare. Ecco. Io faccio sempre i short sia di questo che del Drago Nero, ma ne parlo chiaramente in massimo 60 secondi. Poi magari nelle letture facciamo qualcosa di leggermente più approfondito e poi faremo degli appuntamenti quando finirà questi tre albi, farò un video dedicato. Quindi comunque ci sarà sempre Nada Never sul canale, non è che non ci sarà, ok ragazzi? Quindi non diciamo altro e poi ci rivediamo alla fine, ok? Poi, Drago Nero, beh, il ribelle, nato in battaglia, eccolo qua, il 34, un capolavoro della Madonna. Punti altissimi, vette altissime di scrittura, di disegno, grande Gregorini, guardate qua. Che lavoro, cacchio, bellissimi i castelli, mi fanno sempre impazzire come li fanno. Come sapete, non mi fa impazzire Gregorini quando a volte non fa i volti delle persone in secondo e in terzo piano, cose che io voglio, e soprattutto in Drago Nero fanno quasi tutti. Però guardate qua che runi che ha fatto, ragazzi. Adesso io non posso avere troppe pagine perché è tutto spoiler, quindi grande albo, veramente grande albo. La copertina è strepitosa, la storia come l'hanno strutturata, grandissimo vittima, veramente grazie a tutto lo staff di Drago Nero che ci regala queste chicche, veramente, non so veramente che cosa dire, sono sincero. Perso le parole, come dice Ligabue. Poi c'è il bis, 33 bis, se non sbaglio, sì, che è praticamente tre storie. Questo ho fatto sempre uno short. Comunque, tre storie dedicate alla due, dedicate sempre al ciclo dei non morti. E una un po' più su un'altra deriva che anticipava un pochino quello che era il 34 e butta un altro piccolo tassello. Io amo i creatori Drago Nero perché prima che finiscono i tasselli che hanno messo, loro già ti buttano qualche altro tassellino. E non così a caso, e poi tutto c'ha un senso, tutto si incastra perfettamente, quello là è chiaro, però è pazzesco. Qui abbiamo appunto due storie collegate ai non morti, quindi una, la prima disegnata da Riccardi, carina, ma insomma niente di che. La seconda, disegnata da, se non sbaglio, Tommaso Bianchi, molto molto interessante per il suo tratto grafico. E la terza, appunto, disegnata da Luca Bulgheroni, disegnata molto bene, che praticamente mette appunto questo tassello
un'avventura che c'è Albert e il nostro mezzelfo. Secondo me non era moltissimo estivo, non era moltissimo estivo, perché c'erano delle robe un po' piccole contini, così non era tipo quello di Nathan Never, che era proprio estivo. Questo qui l'ho trovato un po' più legato alla regolare, ecco, rispetto a come avevano fatto in Nathan Never. L'amore impossibile, ragazzi. L'amore impossibile, l'amore che io ho per questo personaggio, per questo fumetto, Dago. Siamo all'84, porca miseria. E qui abbiamo praticamente l'apoteosi. Qui abbiamo Dago, abbiamo Orbascià e abbiamo Barbarossa. Tre personaggi fighissimi, molto simili se anche per certi versi distanti, perché praticamente hanno comunque un senso dell'onore, dell'amicizia, della lealtà, rispetto del nemico, non tipo uccidono donne e bambini, non commettono insomma robe da vermi, da serpi come altri, e quindi alla fine, per quanto possono essere nemici per certi versi, ma alcuni, non tutti, ma poi il rispetto l'ha da padrone. Valori antichi, questa parla veramente. Queste sono storie alla Sandokan, proprio per certi versi, no? Che adesso uno smaliziato, o come siamo adesso, potrebbe dire: ma che è sta roba? Ma quando mai? E invece a me queste cose ancora mi piacciono, ancora mi colpiscono queste storie, appunto, di lealtà, di coraggio, di rispetto verso il nemico, e loro sono proprio i massimi esponenti. Ecco, questo qui era, diciamo, candidato per essere la migliore lettura, però purtroppo è stato scalzato quasi all'ultimo. Poi, Superman bestseller, ho detto che non lo prendevo più, ma visto che sta per finire in teoria, poi Batman bestseller è finito, perché l'ultimo Cavaliere sulla Terra ce l'ho incartonato, quindi non lo vado ad acquistare a 6,90 euro per averlo solo doppione, non c'ha senso. E quindi ho detto: me lo prendo, Superman, me lo leggo. 18 e 19. Ho letto, allora, 18, la storia molto interessante di Mike Mignola, disegnata però sempre con la storia di John Byrne, molto molto interessante, mi è piaciuta molto. Poi mi piacciono a me Hawkman e Hawkwoman, personaggi che mi interessano. Poi dopo c'era lì Prank, che non è che mi è piaciuto tanto, Il potere perduto carino, ma niente di che. Dopo, insomma, le altre storie non è che mi hanno fatto impazzire, sono sincero. E poi il 19, la saga di Supergirl, questo qui sinceramente non mi è piaciuto tanto, devo essere sincero, non mi è piaciuto tanto. Poi abbiamo Tex Willer, Fort Phantom, continua questa storia iniziata, boh, 4 albi fa, 5 albi fa. Non so se si concluderà con questo qui di agosto, però a parte un po' i dialoghi, come ho sempre detto, lunghi, la storia mi ha preso e non vedo l'ora di vedere come finisce. Poi, ragazzi, rullo di tamburi. Ho letto 3 Nathan, eccoli qui. Quindi siamo a meno 3 dalla lettura e recupero di tutta la serie regolare di Nathan, ragazzi. Meno 3 siamo. Mi voglio un po' tenere perché non so, da una parte voglio finire, tra virgolette, ma da una parte un po' c'ho quella cosa che ci sono tanti ricordi in questo recupero che ho fatto in questi anni, che quasi mi dispiace, ecco, finirlo, sono sincero. Comunque, 337, 338 e 339. Allora, 337, il passato è una terra straniera. Qui vediamo un Karl Skotos, sì, scusate, un Aristoteles Skotos che ha
tutto un discorso che la mamma di Nathan si vede insomma com'è che viene ingaggiato per bruciare insomma la casa dei genitori e quindi uccide i genitori di Nathan. Molto interessante, peccato i disegni di Jess che a me non me ne vanno proprio giù. Per un momento ho detto, oddio, qua va a finire che è una cosa che non vorrei mai che succedesse e sembrerebbe ancora di no. Poi abbiamo il 338 e il 339, eccolo qua, molto molto interessante, anche i disegni non erano male, mi sembra qua c'erano più disegnatori, sì, di Clemente, Bertolini, Maggiantini. E Cascioli preferisco, di Clemente e Cascioli mi piacciono di più degli altri. Comunque, storia interessante come sempre, classiche multinazionali farmaceutiche, c'è di mezzo la politica e c'è di mezzo anche interessante un'altra agenzia privata, se non sbaglio la Shelter, un'altra agenzia privata oltre l'agenzia Alfa con degli agenti e molto interessante che si vedano insomma altre agenzie private, mai vista se non sbaglio prima insomma questa qua, però dai, storia, doppia storia carina, carina. Poi abbiamo lo Spaw Deluxe numero 3 che mi sono spaccato e qui c'erano dei rimandi a praticamente Violetor, Angela e a Faida di Sangue, che purtroppo Faida di Sangue ancora non sono riuscito a rimediare. Come sempre, storie alla grande, veramente, veramente belle. Infatti, mi sono preso già il 4 e tanta, tanta roba, ragazzi. Spo è qualcosa di stupendo perché veramente, veramente a parte tutto quello che già ho detto, ma ci sono delle denunce, denunce della società americana, di alcuni spaccati della società americana dentro il trash e lo splatter e tutto quanto, che sono questo qualcosa di fuori di testa, di fuori di testa, da razzismo al discorso di tutte le associazioni non governative che operano nell'alcolismo, la violenza, un botto di robe, veramente, veramente capolavoro assoluto. E quindi mi sono recuperato nel mondo dell'usato il Violetor, che sono dei tipo speciali a parte usciti, questo di Alan Moore e Angela di Neil Gaiman. Qui abbiamo un Violetor che praticamente ha a che fare con i suoi fratelli e con un cacciatore che lo vuole morto, ingaggiato dalla mafia, e poi insomma si vedrà come andrà a finire. Ecco, i fratelli di Violetor, adesso non so se si vedono, ma non è che sono, diciamo, loro anche proprio dei chierichetti, ecco, sono comunque persone abbastanza particolari. Eccoli qua. Quindi, insomma, molto molto comici, molto comici. Lui è il fratello maggiore, quindi figurate, però molto molto figo. Angela uguale. Neil Gaiman qui fa un lavoro molto molto particolare perché qui si parla di angeli, però sono tutte, eccole qua, gli angeli sono tutte donne, a parte i, non sono tutte donne. Sono tutte donne e sono praticamente vestite così, quindi anche un pochino leggermente succinte. Lei è Angela, quella che praticamente viene, tra virgolette, indagata, ma poi si scoprirà un po' incastrata perché è sparita un'arma e poi praticamente lei era sulla terra per cacciare un Elspo senza permesso, ma poi si vedrà che non è proprio così. E altre due angeli
per scagionarla, amiche sua, praticamente chiamano Spawn e lo portano sopra di nascosto, bene scoperto, un casino, perché volevano farlo testimoniare al processo, ma poi succede un bordello, poi lui scappa con Angela, robe anche molto simpatiche, e è bello questo personaggio, Angela è pazzesco, come tutti i personaggi. Espone per alcuni versi anche comico, per quanto potrebbe fare tipo paura così, ma veramente per alcuni versi anche comico. K11 numero 2, eccolo qui. Questo qui stava quasi per andare nei peggiori letture, di casa sincerità, perché io sto a prendere più che altro per il prezzo contenuto, per l'edizione che non è male, i disegni non sono male, in formato audace rendono molto, anche la colorazione e tutto, ma come si dice, qui ci sono dei cose. Ma la storia non è che mi abbia preso poi così tanto. Devo essere sincero, non è male, non è malvagia, ci sta tutto, però, però boh, non vorrei che veramente sia molto più mentale come storia e c'è molta meno azione e si svolge tutto in questo laboratorio, perché se si dovesse svolgere tutto in questo laboratorio non farebbe a caso mio, ecco. Vediamo, vediamo. Ormai la prendo tutta, se non sbaglio su 5, su 6, la prendo tutta e vediamo, insomma. Però non mi sta convincendo come pensavo, devo essere sincero. Le copertine mi avevano ingannato, le copertine dei cartonati. Storia del West, 41. Ah, finalmente, finalmente, ragazzi, stanno tornando delle belle storie. Questa qua è i mercenari. Poi vabbè, c'è Bill Adams e guardate qua. Ah, storie belle, avvincenti, cariche d'avventura, scazzottate, sparatorie. Oh, questa è la storia del West che voglio io. Indiani, banditi, un po' d'esercito e tanta, tanta roba. Anche la prossima credo sia molto molto interessante, perché abbiamo Bill Adams, Buffalo B nelle mani dei Sioux, un guerriero innamorato di un cantante d'opera. Calamity Jane alla testa di un trio di ballerine, il settimo cavalleggeri con Trice Yen, e la ferrovia avanza verso le montagne splendenti. Mamma mia, quanta carne al fuoco anche qui che c'è, ragazzi. Molto molto interessante. Qui si va a cercare un certo Cocise, che si scoprirà molto molto diverso da quello che pensava Bill Adams. Ecco. Poi andiamo avanti con, qui, come vedete, si passa da Storia del West a Superman, Identità Segreta, a K11, a Spawn. Veramente, le miniature sono veramente variegate. Superman Identità Segreta, consigliato da un po' d'amici, da Dan di Fumetti Senza Paura, da Igor, e me lo sono preso in questo formato che comunque è abbastanza economico per provare delle storie. Allora, mi è piaciuto Sni, nel senso è molto. Allora, i disegni non mi hanno fatto impazzire, però. Come spesso dico, ci stanno e so giusti, si sposano bene con quello che è il mood del fumetto e della storia. Questo, se non sbaglio, è Kurt Busiek, ok, quello ha scritto Marvels. È un pippone esistenziale. Ok, qui è un Superman che diventa Superman, ma Superman già esiste nei fumetti e nella filmografia, bibliografia del mondo. Questo ragazzo scopre che c'è poteri come Superman e quindi poi si scoprirà altre cose, però è molto interessante come l'hanno agganciato questo fatto qui. Però è molto molto cervellotico, un sacco di pipponi, un sacco. Perché giustamente è un ragazzo, non sa che fa, eccetera, eccetera. Mi è
tra virgolette, piaciuto perché dopo mi tocca quella cosa mia di papà, quindi perché lui ha delle figlie, la moglie, quindi tutto il discorso di famiglia, quello mi tocca in prima persona e quindi non mi è dispiaciuto tutto quel fatto lì. Però troppo, un po' troppo pippone esistenzialista, per i miei gusti, ecco, devo essere sincero. Però ve lo consiglio in un'ottica più grande, perché comunque è fatto bene, è scritto bene, anche il disegno, a me non piace lo stile, ma non è che è fatto male. Quindi una bella lettura su Superman, questo qui ve lo consiglio. Guardando a 360 gradi come storia, come tutto, ecco. Poi i gusti sono anche un po' gusti personali. Io non dico che è brutto o che è fatto male, sto dicendo che a me non mi ha fatto impazzire, però insomma è fatto bene. Una bella storia, tutto quanto. Poi, vediamo qua. Durango, primi 5 ho letto di 9 che ho in questo formato. E praticamente qua disegno ci sono praticamente dei panorami. Guardate qua, che panorami, ragazzi, pazzeschi. Siamo proprio lì, siamo catapultati nei West, veramente veramente stupendi. Trovo quattro panorama da farvi vedere, perché i panorami qui sono veramente, ma anche questo, guardate qua, che roba. Ci catapulta proprio lì, Yves Wolff. Allora, questo qui farò un video dedicato quando finirò questi 9 numeri. La serie, se non sbaglio, è uscito ultimamente un altro cartonato, quindi non so se credo che continui. Non credo che la continuerò, sono sincero, perché non voglio continuare. Tanta roba. Lui è un misto tra Chuck Norris e Clint Eastwood. È uno spaghetti western fatto a fumetti, l'ho percepito, ma comunque lo dicono anche negli editoriali. Lui è un grande amante degli spaghetti western e quindi ci ha messo dentro di tutto, praticamente citazioni, riferimenti, dinamiche, veramente veramente di tutto. Il disegno è molto molto interessante, insomma disegna molto bene, e queste, come spesso accade nelle serie francesi, tipo iniziano negli anni 80 e finiscono negli anni 2000, quindi se lo leggerete, se l'avete già letto, vedrete poco che c'è un'escalation sia nel disegno che nella colorazione. Ho fatto vedere 5 e faccio vedere l'1 e vedrete che sia il disegno che la colorazione è veramente tutta un'altra cosa. Le storie sono interessanti, c'è una piccola continuity che lega, insomma, tutto il percorso appunto del nostro Durango. Vince sempre, scontri anche un po' tipo da solo contro tanti. Quello non mi è proprio piaciuto tantissimo, perché a volte sono un po', dici, ma com'è possibile? Sono 5 che o puntano, lui riesce a saltare, prende una pistola, sparagli senza. Un po' quello lì mi ha fatto storcere il naso, devo essere sincero. L'ho trovato per certi versi un po' poco veritiero, quando ci sono dei scontri a fuoco dove è un po' in minoranza, ecco. Non è che ha lui grandi poteri particolari, spara veloce, sparava con la destra, poi ha dovuto cambiare pistola e spara con la sinistra. E come spesso accade, e come spesso accade a me, ci sono i personaggi, soprattutto i villain, che sono tutti fighi, molto molto interessanti. Lui sinceramente, cioè, parla poco, le espressioni del viso a volte non so se è voluta, ma c'ha tipo sguardo vitreo perso, e non mi fa impazzire lui, fa impazzire tutto il contorno, ecco. Un
Una cosa, ecco, di Yves Wolf vi consiglio Lonesome, che praticamente è sempre un western, può sembrare molto simile a Durango, ma è il pistolero in questione, c'ha un potere, chiamiamolo così, una dote, che può vedere praticamente gli ultimi istanti della persona che è morta o la persona anche viva se la tocca, e quello è molto interessante, che se va sul paranormale, ma non tantissimo. È un western un po' sui generis che non guasta. Ecco, questo invece, questo qui è proprio uno spaghetti western puro, puro e semplice. Ecco, se vi, però, se vi piace il western, se vi piace il fumetto francese, questo è uno dei l'usato da recuperare. È uno dei proprio dei capisaldi. Io sto cercando di fare una piccola collezione di capisaldi del fumetto western francese. E poi porterò un video dove insomma hanno recuperato un po' sempre in questo formato. Ecco, però, dai, però se vi piace western, soprattutto se vi guardate i film di Sergio Leone, con vostro papà, con vostro nonno da ragazzini, qui ogni 3 pagine dite no, ma veramente, ma no, e quindi capite ben com'è, no? Ultimo, ma non chiaramente di importanza, il Senz'anima Inferi. Allora, sapete, stasera qua a me mi sta nel cuore, mi sta nel cuore, ma devo essere sincero, anche se questi disegni sono veramente un'opera d'arte e si sposano alla grande con la storia di Barbieri, però non è che mi ha fatto impazzire, nel senso, io c'ho altri. Il mio Senz'anima preferito è Giungla, quindi già mi fa capire se conoscete Senz'anima, tutto il resto. Omaggio Senz'anima di Olivares per i disegni, quello di Caccaterra. Questo qui, cioè, mi è sembrato un po', non dico filler, perché sapete, io sono un po' contro i filler, però bah. Mi è sembrato come tipo, boh, ci vogliamo mettere una medaglietta e facciamo un Senz'anima di un certo livello. Però diciamo la storia è molto un po' difficile da comprendere, sicuramente una serie disegnata tutta così, sicuro non la farebbero, ma non la prenderei mai. Ci sono in un albo questo lo dico, la compagnia dei Senz'anima perde alcuni membri per certe vicissitudini, e che dire, tutto qui, perché non è che c'ho molto da dire, non è che c'ho molto da dire sinceramente, perché sono rimasto veramente spiazzato, da una parte piacevolmente sorpreso, perché ci sta anche un'iniziativa di questo genere, però poi la storia mi ha lasciato ecco, mi ha lasciato più tutta la parte grafica, il disegno, un qualcosa, che sinceramente la storia, perché la storia non era. Boh, secondo me la storia è stata forse fatta e creata per farla disegnare da Subic, e quindi praticamente non è più il disegno che esprime la storia, ma secondo me la storia è stata fatta ad hoc per cercare di valorizzare al meglio, al 100%, quello che sono i punti forti del disegnatore. Non so se mi sono spiegato. Ma adesso veniamo alla migliore lettura e peggiore lettura. Allora, la peggiore lettura, Superman, la saga di Supergirl, perché non mi ha proprio fatto impazzire per niente. Qui, sti Superman di John Byrne si intrecciano, anche quell'altro si intrecciano un po' con quello che è Crisi sulle Terre Infinite, quindi è molto anche un po' particolare alcune dinamiche. Però sinceramente non mi ha fatto proprio impazzire. E invece quello che mi ha fatto godere, godere, godere come un furetto è questo qua, e la metto. Non posso non metterla come migliore lettura, perché
È qualcosa di. È qualcosa di pazzesco. È qualcosa di pazzesco. Se questo è il primo dei tre albi riguardanti la ribellione, oh mamma mia, ragazzi, gli altri due che sono? Una cosa mai vista. Una cosa mai vista. Si aprono o si chiudono, cioè come volete vederla voi, alcune dinamiche fuori di testa, veramente, veramente fuori di testa. Uno spettacolo in ogni sua parte, in ogni sua parte, veramente, veramente. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi dico sempre che innanzitutto vi ringrazio, e questo ringraziamento a breve vi porterò anche qualcosa di concreto per ringraziarvi. Abbiamo superato i 1200 iscritti, traguardo tanto, poco, quello è un po' soggettivo, però io sono contento che comunque c'è ancora gente che commentate, che supportate fuori dai balloon, che supportate i ceffi, sono contento di tutto il discorso community che si è andato a creare fra di noi, anche nei video dei ceffi, fuori dai balloon, nei chat, nei commenti, adesso sono nati dei meme, usciti dai video, appunto sono usciti dei meme che poi nei commenti o nella chat delle live ci ricordiamo, e questo vuol dire che si è creato veramente non solo un rapporto tra virgolette creatore di contenuti, perché poi io creatore di contenuti e spettatore, ma si è creato qualcosa di più, e questo sono veramente orgoglioso di questa cosa qua. Spero di incontrarvi a Lucca e quanti più possibili. E se siete nuovi e questo è il primo video, ragazzi, iscrivetevi, mettete un like perché supportate il canale. E sto preparando un po' di video che andranno a settembre. E niente, come sempre, commentate le vostre, insomma, opinioni sulle mie letture. Correggete se è scappata qualche cazzata, e niente. Ciao a tutti e appuntamento al prossimo video.